centrano magnetismo di Maxwell, cioè fisica in qualche modo molto consolidata. Tutti i comportamenti delle cariche elettriche e delle correnti elettriche si spiegano con la teoria dell'elettromagnetismo, eventualmente di Maxwell. Poi eventualmente è quantizzato, forse avete sentito parlare che c'è la meccanica quantistica. E la gente ha lavorato non poco per cercare di modificare o di descrivere le equazioni di Maxwell in una forma opportuna per l'elettromagnetismo. Si parla della quantizzazione dell'elettromagnetismo. E è bene che voi sappiate, almeno per sentito dire, un po' di cultura generale, che l'elettromagnetismo quantizzata è la teoria più precisa che gli esseri umani hanno. Tre persone sono responsabili della quantizzazione dell'elettromagnetismo. Il mio eroe è Feynman. Poi c'è un giapponese, come si chiama? Forse Tomanaga, non lo dico perché non mi ricordo. Okay. Il mio eroe è Feynman. E in inglese è molto bello perché la meccanica, l'elettromagnetismo. Io ho usato la parola dinamica prima, e c'è una parola molto bella, almeno i fisici lo amano, che si chiama l'elettrodinamica. E lui, negli Stati Uniti, Feynman è morto qualche anno fa, nel 79 se non mi sbaglio, per cancro, e non è escluso che abbia preso un po' troppe radiazioni a Los Alamos, perché era tra i fisici che parteciparono alla costruzione della bomba atomica ed era presente alle esplosioni delle due bombe di prova. Okay. E sulla sua targa negli Stati Uniti, potete in molti stati, credo che la California sia stato il primo stato dove sulla targa automobilistica si può personalizzare, scrivere qualcosa. E sulla targa di Feynman c'era scritto QED, e che sta per Quantum Electrodynamics. Bellissimo. Una battuta sulle targhe personalizzate, la più bella che ho visto negli Stati Uniti, ero a Chicago tanti anni fa, dove ho avuto il piacere di vivere, è una città magnifica, se non sbagliate quartiere, sì. E c'era una macchina di fronte a me, un semaforo, che era una Lexus di quelle costosissime, con dentro chissà cosa aveva a bordo, quella macchina con magari le maniglie d'oro, e la targa... Era un uomo di colore, no? Ex schiavo, è bellissimo. Va bene. Allora, la teoria più precisa che abbiamo è la versione quantizzata. È la versione quantizzata delle equazioni di Maxwell che voi studiate. E nelle teorie di Maxwell non ci sono monopoli magnetici. I poli magnetici sono sempre in due, c'è un polo nord e un polo sud. Se prendete una calamita e la tagliate a metà, avrete due calamite, ognuno con un polo nord e un polo sud. E la spiegazione di questo lo si capisce, secondo me, almeno io appena ho visto questo, quando avevo 18 anni o 16 anni, non mi ricordo più, quando ho fatto fisica era un modo serio per la prima volta, quando mi fecero capire l'analogia, cioè che se io sondo il campo magnetico di una calamita e sondo il campo magnetico di una spira per la corrente, allora uno dice, come pensò Ampère, che era un grande, che forse nelle calamite ci sono delle correnti che circolano. Quindi lui formulò l'idea che ci sono delle correnti che circolano 100 anni prima della teoria atomica. Perché lui capì che io posso generare un campo magnetico identico a questo, esternamente si intende, facendo circolare una corrente. Quindi forse dentro un pezzo di ferro, un pezzo di magnetite o un pezzo di ferro che è stato magnetizzato, ci sono delle correnti che stanno circolando che creano il campo. Ma una volta che uno ha questo, capisce come mai non c'è un nord da solo e un sud da solo. È quasi un'illusione. Il nord e il sud sono quasi un'illusione. Il nord è quella parte, è quell'emisfero, come potrei dire in italiano, aiutatemi, il disegno parla da solo, e il nord è questa specie di, è quella zona dalla quale gli di campo escono, e il sud è dove entrano. Non esistono, non sono, è un'illusione, è la spira che ha la sua identità e crea il suo campo. Quindi,
Non ci sono monopoli magnetici, quindi i poli sono in due e in un certo senso sono un'illusione, perché le linee escono e entrano. Da dove escono le chiamiamo nord, da dove entrano le chiamiamo sud. Domanda: esistono monopoli elettrici? La domanda e la risposta è sì, perché un monopolo elettrico si chiama carica elettrica. Quindi un dipolo elettrico lo potete rompere, perché in un dipolo elettrico c'è veramente un pezzo positivo e un pezzo negativo, e se la rompete il pezzo positivo è di là e il pezzo negativo è di là. Ok? D'accordo? Torniamo qua, questo è un aspira percorso da corrente. È chiaro che solo per punti molto distanti dalla spira, per punti molto distanti dalla spira, la formula delle linee è quella che vi ho dato poco fa. Queste linee invece che sono vicine, ci passano anche dentro, la formula non è quella che vi ho dato. Cioè questa formula qua, null credo diviso 4 pi greco, M prodotto scalare UdR meno M tutto diviso R cubo, non descrive queste linee qua, perché sono troppo vicine, descrive queste linee. D'accordo? Questa formula va bene per punti distanti. Va bene. Allora, ecco una spira percorsa a corrente. Ecco un'altra spira qua. Questa la chiamiamo la spira 1, questa è la spira 2. Immaginate che c'è una corrente I1 che circola nella spira 1. Questa è una spira, una curva chiusa, un circuito, un pezzo di rame, ed è la chiamiamo spira 2. E io vi chiedo di scrivere concettualmente qual è il flusso attraverso la spira 2 del campo magnetico creata dalla spira 1. Questo è il campo creato dalla spira 1, e qua potete immaginare all'infinità di superfici aperte che hanno questa curva qua come l'orlo del loro buco. Per esempio c'è questo sacco qua, sacco aperto, questa è una superficie che si appoggia sulla curva 2. Tra l'infinità di superfici vi consiglio sempre di pensare a quella tesa come la membrana di un tamburo, è una delle infinite ed è la più facile da visualizzare. Se calcolate qualunque cosa sulla curva tesa e sulla superficie tesa, la risposta che ottenete è uguale a quella che avreste ottenuto calcolandolo sulla superficie più masochistica che potete immaginare. Ok? Quindi riformo la domanda con questo mirino molto messo a fuoco: qual è il flusso del campo magnetico creato dalla spira 1 attraverso questa membrana qua, attraverso quella superficie tesa come una membrana? Allora cosa voi dovete fare? Dovete dire: ok, il flusso, io userò questa notazione, stiamo parlando di campi magnetici qua, quindi il flusso, se volete metto la B tanto per ricordare, il flusso del campo magnetico attraverso la spira 2 dovuto alla spira 1. Questa è la mia notazione, su libri magari diverso. Io leggo da destra verso sinistra. La spira attraverso la 2, la flusso attraverso la 2, dovuto al campo creato dalla 1, cos'è? È un flusso, che è un integrale di area, attraverso la superficie che si appoggia sulla curva 2, quindi questa superficie qua, questa è la superficie 2, io sto pensando a quella, poi ce ne sono altre, questa superficie 2 asterisco, questa superficie 2 coltello, dagger, io sto pensando a questa qua, del campo magnetico creato dal circuito 1, prodotto scalare l'elemento di area della superficie 2. Quindi la B1 è il campo creato da questo. L'elemento di area A2 dove si trova? L'elemento di area A2 si trova qua. È l'elemento di area di A2 appartiene alla superficie 2. E voi state calcolando il flusso
di questo campo magnetico qua. Quindi in questo punto della lavagna, immaginate, visto che il campo magnetico sta facendo così, immaginate di avere un valore B. Questo è il valore B creato da questa spira qua, 1, in quel punto. Qua c'è un altro elemento di aria, il campo B magari è diverso. D'accordo? E voi calcolerete il flusso. Concettualmente questo è come si scrive. Adesso voglio che sia chiaro. Cosa succede se io raddoppio? Fermi, silenzio. Allora, ci sono parecchie cose che vanno dette qua e voglio dirle in maniera chiara, così potete essere chiari anche voi all'orale. Spero che sia chiaro che il valore che voi ottenete del flusso di questo, del campo magnetico creato da questo in questa zona dello spazio, attraverso questa superficie, dipende da un sacco di cose. Dipende, per esempio, chiaramente da quanto lontano è questo da questo. Ovvio, se sono vicino ho un campo magnetico più intenso, se sono molto lontano ho un campo magnetico molto debole. Ovvio. Dipende dall'orientazione di questo. Perché se la superficie, per esempio, se io la mettevo così, la spira, e la membrana è così, potete capire che l'elemento di aria è perpendicolare al campo B e quindi non avrei flusso se io giro questo. Quindi io dovete immaginare queste come delle frecce che stanno bucando la membrana. La bucano? La bucano se hanno una componente perpendicolare alla superficie. Se la superficie invece gira e mostra il fianco, non avrete flusso. Quindi dipende dall'orientazione di questo. Ma anche tenendo l'orientazione di questo fermo, se voi cambiate l'orientazione di questo, no? D'accordo? Il flusso dipenderà in generale dal tempo. Se per esempio questa fosse messa su, che so, un carrello e il carrello sta rotolando via, perché la distanza cambia, no? Quindi ci sono tante cose che possono succedere. Ma adesso io immaginate una situazione statica nel seguente senso. A proposito, tra le situazioni variabili del tempo non c'è solo quello che sposto questo, sposto quello, ma che lascio tutto fermo, anche le orientazioni, e c'è un interruttore qua, apro, chiudo, corrente, non corrente, quindi creo il campo e poi il campo va via, e aumento la corrente e il campo cresce, sono tante cose. Quindi fissiamo un po' le idee. Immaginiamo per il momento che la corrente qua non stia cambiando, quindi è una corrente regolare nel tempo, costante nel tempo. Immaginate che questo e questo non c'è movimento relativo tra di loro, quindi la situazione geometrica è congelata. Uno non sta allontanandosi e non c'è neanche un cambiamento dell'orientazione, d'accordo? Va bene? Adesso variamo qualcosa, variamo la corrente. Immaginate di raddoppiare la corrente. Cosa succede al flusso secondo voi? Allora, cosa dice Biot Savart? Biot Savart. C'è una R qua. Biot Savart cosa vi dice? Che se avete un pezzo di filo percorsa la corrente, e ovviamente farà un giro perché fa parte del circuito, e questo è un elemento del circuito, e la corrente sta girando così, in senso vagamente orario, quindi questo diventa un vettore L. Poi voi volete sapere qual è il campo magnetico in questo punto, cosa fate? Dice il campo magnetico, la parte del campo magnetico creato da questo pezzettino qui e in questo punto, nel punto P, è uguale a, scrivetelo prima che lo faccia io, e poi mentre lo scrivete rispondete alla domanda, cosa succede se io raddoppio la corrente qua? Mentre io scrivo la formula di Biot Savart, voi scrivete, pensate alla risposta. Cosa succede? Raddoppia! Il campo magnetico in questo punto dipende linearmente dalla corrente che sta girando.
Quindi se io raddoppio la corrente del circuito, il campo magnetico qua raddoppia. Chiaramente questo che ho scritto è solo il contributo dovuto a questo. Se voglio il, campo magnetico complessivo nel punto P, cosa faccio? Integro, no? Su tutto il circolo, ovvio. Quindi cosa succede? Che se io raddoppio la corrente del circuito, in questo punto il campo magnetico raddoppia. Quindi se io raddoppio la corrente qua, il flusso del campo magnetico raddoppia. Perché? Perché il campo qui è raddoppiato. Punto per punto, quindi già subito una cosa che possiamo scrivere è che il flusso attraverso la 2 dovuto alla 1 è proporzionale alla corrente che circola nella 1. Perché questa è proporzionale alla corrente che circola nella 1. Ok? E lo scriviamo adesso con il suo fattore di proporzionalità. Scriviamo che il flusso attraverso la 2 dovuto alla 1 è proporzionale alla corrente e il coefficiente di proporzionalità avrà due pedici per il momento. Scriverò M con due pedici, 2, 1, così mi ricordo cosa sto facendo. Questo è il fattore di proporzionalità che nasce tra l'avere una corrente nella 1 e chiedersi qual è il flusso attraverso la 2. D'accordo? Questo è semplice, non ho fatto niente. Adesso giro la domanda. Cioè giro il problema. Vabbè, questo disegno è così bello che non voglio toccarlo e ne faccio una specie di brutta copia qua giù, brutta nel senso che la disegno con meno cura, non perché voglio fare la brutta posta. Nella pausa avrei dovuto disegnare due disegni simili. Qua ho la spira 1 e qua ho la spira 2. D'accordo? Adesso immagino una corrente nella 2. Immagino una corrente nella 2 e lui girerà del campo magnetico. Ovviamente sto già disegnando peggio dell'altro. Quindi avrete un campo magnetico generato dalla 2 che avrà un flusso qui. Quindi cosa dite? Il flusso attraverso la 1 dovuto a una corrente nella 2 è il discorso simmetrico. Quindi il flusso attraverso la 1 dovuto alla 2 è proporzionale alla corrente nella 2. Se qua avete la I2, qual è il flusso attraverso la 1 dovuto alla 2? Cos'è? Allora lo scriviamo, tanto così dovete tenere le idee chiare. Attraverso la superficie che si appoggia sulla curva 1, questa è la curva 1, e state facendo il flusso della, questo è il campo magnetico della 2 attraverso una superficie che è appoggiata alla curva 1. Quindi questo è l'elemento di area dA1, ok? E qua avete un B che nasce da questo circuito. È caldo. Vi ho osservato. È evidente che il flusso attraverso la 2, attraverso la 1 dovuto alla 2, il flusso attraverso la 1 dovuto alla 2 è proporzionale alla corrente che circola qua. È il fattore di proporzionalità. È il fattore di proporzionalità, lo scrivo con lo stesso stile per il momento. Indico la lettera M e uso due pedici che mi aiutano a ricordare cosa sto facendo. Scrivo così. Quindi questo coefficiente è il coefficiente di proporzionalità che mi dice qual è il flusso attraverso la 1 dovuto a una corrente che circola nella 2. Allora, c'è un teorema, nei PowerPoints lo anche dimostro, quindi vorrei che tutti lo guardassero, non pretendo che lo sappiate. Se c'è qualcuno che sta andando particolarmente bene e si offre da solo volontario a dimostrarmelo questo, io non solo gli do la lode, gli offro anche la birra. Ok? Quindi non lo chiedo neanche a chi sta andando bene. Però vorrei che voi sappiate. Voglio che voi sappiate che si dimostra un teorema molto carino, un altro esempio della benignità della natura, almeno nel contesto equazione di Maxwell, che questo coefficiente qui è assolutamente uguale a questo coefficiente qua.
cioè che M21 è assolutamente uguale a M12, cioè che i pedici non servono. E quindi in effetti si scrive con semplicemente una M, e quindi questo diventa il flusso attraverso la 1 dovuto alla 2 è M per la corrente della 2, e il flusso attraverso la 2 dovuto alla corrente della 1 è M per la corrente della 1. Questo coefficiente M, che non dipende dai pedici, si chiama il coefficiente di mutua induzione. La parola mutua vi dice una cosa importante, che è reciproco, è la stessa cosa. Induzione, in un certo senso, capirete perché. Perché? Perché? Perché se io cambio la corrente qua, il flusso qua cambia. E quindi se questo circuito, se questa curva chiusa non è matematica, ma addirittura un pezzo di rame, ci sarà una corrente indotta. Mezzo di Faraday. Quindi se io cambio il campo magnetico in qualche modo, per esempio allontanando questo, aprendo e chiudendo l'interruttore, cambiando la forma, perché il flusso dipende dalla geometria. Se cambio la geometria o cambio la corrente, se allontano questo o lo giro, se allontano lo giro, se lo deformo, se apro, chiudo, se faccio variazioni del flusso, se vario il flusso attraverso la 2 dovuto alla 1 in qualche modo, se lo vario e se ho la derivata rispetto al tempo diverso da 0, per la peppa qua Faraday mi dice che ho una circuitazione di campo elettrico che è diversa da 0, e quindi se quello è un pezzo di rame, i portatori di carica si metteranno a circolare, ci sarà una corrente che circola, e quella corrente si chiama corrente indotta. Ecco perché c'è la parola coefficiente di mutua induzione. Coef di mutua induzione. Cercate la dimostrazione sul PowerPoint, guardatela. Non, magari vi perdete, ma almeno forse lo spirito lo vedrete, lo apprezzerete e forse non lo dimenticherete mai. Almeno, perché io odio imparare a memoria senza una cosa, senza almeno avere una vaga idea da dove viene. Non pretendo sapere tutti i dettagli. Se il conto è complicato, ma almeno vedo come è impostato, dico, ah, più o meno ho capito cosa vuoi fare. Certo, non lo saprei fare, è troppo complicato, la vita è troppo corta, ma almeno ho capito. E a quel punto me lo metto in tasca e me lo memorizzo più facilmente. Invece una cosa che devo memorizzare e non ho la più pallida da dove viene fuori, io la mia testa è un colabrodo. Io non riesco a imparare a memoria le cose se non ho una vaga idea da dove vengono. Non sono un matto che vuole pretendere di sapere tutto. No, mi basta capire più o meno, ho capito l'idea. E allora io sono tranquillo e vorrei che anche voi foste almeno così. Non pretendo che sappiate tutto, ma che avete una idea da dove vengono le cose. E quindi magari assieme, con un po' di lucidità e sangue freddo, si riesce magari a fare qualche conto complicato. Non imparate a memoria senza avere almeno un'idea da dove viene la formula. Se imparate a memoria senza capire, le memorie fa brutti scherzi, brutti scherzi. Va bene? Nel sistema internazionale, M si misura in tot Henry. Se per caso in un test dovete scrivere per esteso la parola Harry, lo scrivete con la H minuscolo, perché in onore del signor Harry, che scoprì la legge di Faraday indipendentemente da Faraday. Harry era un americano, Harry era americano, Faraday era inglese. Scoprirono entrambi la stessa legge. Per onorare Harry, ecco qua che appare il suo nome. D'accordo? Potrei chiedervi, ok, un Harry che dimensioni ha? Che dimensione ha R? Non è grande così? No, 80 kg. Dai, cosa intendo per dimensione? Per esempio, se voi volete calcolare R, potreste prendere uno qualsiasi di questo. Uno qualsiasi, perché avete due, no?
scrivo anche l'altra, così potete vedere che avete due opzioni. Ok? Avete due modi di calcolarlo. Un modo è di calcolare il flusso attraverso 1 dovuto da 2 e dividere per la corrente 2. Un altro modo è di calcolare il flusso attraverso 2 dovuto alla 1 e dividere per la corrente 1. Otterrete la stessa risposta. Quindi in sostanza avete che questo è un flusso diviso una corrente. Cos'è un flusso? Un flusso è per l'appunto questa bestia qua. E questa è una corrente. Cos'è una corrente? Questo è, è questa bestia qua. Oppure, siccome la corrente tutto sommato fa parte delle dimensioni fondamentali del sistema internazionale, questi sono ampere, cioè se misuro la corrente in ampere, questa è una carica diviso tempo, quindi cominciamo a mettere i pezzi assieme, no? Quali sono le dimensioni di un flusso magnetico? Questo è il flusso magnetico, si intende. Allora, il flusso magnetico è un campo magnetico per un'area, no? Non è quello un flusso. Quindi questa dimensione di B per una lunghezza al quadrato. Quindi qua avete dimensione di B per una lunghezza al quadrato. Diviso una corrente, cos'è una corrente? È una carica diviso un tempo, quindi scrivo così. D'accordo? Ecco che sto avvicinandomi rapidamente alla dimensione di M. La dimensione di M ha le dimensioni di un campo magnetico moltiplicato per un'area, perché questo mi dà il flusso, diviso una corrente e quindi diviso una carica per un tempo. E quale sono le dimensioni di B? E questo qua, se non lo sapete, siete veramente messi male. A questo punto non è imperdonabile non sapere andare avanti, perché uno sa che la legge di Lorentz dice questo. E quindi la dimensione di B è la dimensione di una forza diviso quella di una carica diviso quella di una velocità. E lascio a voi fare i passaggi, quindi mi raccomando, sono domande semplici queste, dovete saperlo fare. Variazione sul tema. Questa è una spira, una spira. Ci mettiamo la corrente dentro. Eccola qua la corrente. Creerà un campo magnetico. Ormai sapete disegnare le linee. Potreste disegnarle molto bene per distanze sufficientemente grandi, però qualitativamente, anche per le distanze vicine, le formule sono ben più complicate, però dovreste essere in grado di fare un disegno semidecente. Una cosa del genere. Ok? Poi è sorprendente che voi all'orale non lo sapete fare, quindi io benché lo disegno 40.000 volte in classe, c'è gente che viene e non lo sa disegnare. Allora, cosa succede se io modifico la forma del circuito è fissa? Se io cambio la corrente, per esempio ho un interruttore, apro e chiudo. Allora, considerate una superficie che si appoggi, ci sono un'infinità di superfici che si appoggiano su questa stessa curva. C'è questa, c'è questa, e c'è quella che vi piace tanto, questa qua. Cosa c'è da ridere? Per cortesia. E io vi chiedo, qual è il flusso attraverso quella superficie là? La scrivete, no? E il flusso attraverso la superficie che si appoggia sulla curva stessa è questo oggetto qua, come tutti sanno, no? Questo è il flusso. Ma adesso, se io raddoppio la corrente, cosa succede al flusso? Io sarà. È proporzionale alla corrente. Questo qua si chiamerà, siccome è un flusso attraverso se stessa, cioè questo è una spira, eccola qua la spira. Penso a qualsiasi superficie che si appoggi su questa spira, che abbia quindi come buco, come l'orlo del proprio buco, la superficie aperta, l'orlo del proprio buco sia proprio la spira.
tra le infinite spire penso alla membrana del tamburo. E mi dico, qual è il flusso del proprio campo magnetico attraverso se stesso, in un certo senso? Perché questa è una corrente che circola nella spira, crea un campo, e quel campo sta creando un flusso attraverso la superficie che ha proprio il bordo C. Quindi questo è una specie di autoflusso, lo chiamiamo così? Un autoflusso? È un flusso che la corrente stessa crea, cioè che la spira crea attraverso se stessa, perché c'è una corrente nella spira. È un autoflusso, non è il flusso attraverso un'altra spira, è attraverso se stesso, un autoflusso. E dovete capire, per Biot-Savart, che l'autoflusso è proporzionale alla corrente che circola. Se raddoppiate la corrente, l'autoflusso raddoppia. E il fattore di proporzionalità si scrive con una L. E si chiama il coefficiente di autoinduzione. Quindi è un caso particolare di questo concetto. Questo è il coefficiente di autoinduzione. Questa è mutua induzione. D'accordo? Perché autoinduzione? Perché se io faccio qualcosa qua per cambiare il flusso, cosa potrei fare per cambiare il flusso? Potrei cambiare la forma del circuito, potrei schiacciarlo, allungarlo, deformarlo, potrei aprire il circuito con un interruttore, potrei cercare io inserendo, magari c'è una batteria, c'è un potenziometro, una resistenza variabile, e io variando la resistenza cerco di aumentare la corrente. Ma cosa mi dice la legge di Faraday-Lenz? Mi dice, se io cambio questo flusso in qualsiasi modo, o cambiando la geometria, perché la L sarà la geometria, se io allungo, deformo, eccetera, o giocando con I, se io ho una phi, una auto phi, un autoflusso che varia nel tempo, allora avrò la derivata del flusso sarà diversa da zero. E questo vuol dire che ci sarà una corrente indotta. Ok? In cima alla corrente che già c'è. Se io cerco di aumentare questa corrente, ci sarà una corrente indotta in più, oltre alla corrente che c'è già e che io stesso sto cercando di aumentare. È una corrente che nasce dalla legge di Faraday. Ovviamente questo discuteremo un po' più in dettaglio martedì. Sto gettando le basi. Se io vario l'autoflusso, ci sarà una ulteriore corrente che circola. In che direzione circolerà? Dobbiamo cercare di convincerci. Anzi, avete già forse gli ingredienti per capirlo, perché abbiamo già discusso la legge di Faraday con un po' di calma l'altro giorno, col magnete e la spira. E anzi, prima che la lezione finisca, che credo che sia questione di poco, no, voglio incoraggiarvi a guardare con molta attenzione quell'esercizio dell'altro giorno e di fare le seguenti variazioni. Quindi questa è una domanda che farò. Qual era la versione che abbiamo fatto noi? La versione che abbiamo fatto noi è che questo era la spira, visto il lato, visto di sezione, avevo un magnete con un polo nord e un polo sud e lo avvicinavo, ok? Questa è la versione che abbiamo fatto in classe. Chiederò altre tre possibili variazioni. Questa è la spira, questo è il magnete, ma questa volta col polo sud e il polo nord che si avvicina. Questa è un'altra versione, la spira, con il polo nord che inizialmente è vicino e allontano il magnete. E questa è l'ultima versione, in cui ho il magnete vicino, ma questa volta col polo sud vicino e allontano il magnete. E le domande che farò è di indicare, magari questo è da scritto, da indicare, a farmi capire il verso della corrente indotta e il comportamento di questa spira, cioè viene attratta o respinta dal magnete. Silenzio di tono, mi piace, vuol dire che siete preoccupati.
mi raccomando, sappiatelo fare, non venire all'orale se non sapete fare questo semplice esercizio che abbiamo discusso in maniera esauriente l'altro giorno, quindi voi avete tutti gli strumenti per capirlo da soli. Ok? E vi do un trucco adesso che non credo di avervi detto l'altro giorno, perché l'altro giorno vi ho fatto in qualche modo la discussione rigorosa, perché la legge di Faraday, adesso parlo a voce bassa perché voglio che mi seguiate, la legge di Faraday mi dice che io devo calcolare il flusso, devo fare la derivata, e una volta che ho fatto la derivata cambio di segno e questo mi darà la circuitazione del campo elettrico attraverso la curva che è il buco di S, e che l'orientazione della curva è legata all'orientazione di questi elementi di area con la mano destra. Questa è la discussione rigorosa dove uno con calma prende una decisione su come orientare la curva, presa quella decisione orienterà questi, avendo orientato questo farà il punto scalare col campo magnetico e poi si pone il quesito: ma questo numero che ottengo cosa fa? Qual è la derivata? Non guarda tanto il valore del flusso, ma guarda la derivata del flusso, e la derivata è quello che conta. Potete avere un flusso positivo che aumenta nel tempo, potete avere un flusso positivo che diminuisce nel tempo, potete avere un flusso negativo che diventa più negativo, e potete avere un flusso negativo che diventa meno negativo. Sono diverse situazioni e dovete poi dire: ok, se viene fuori che questo è positivo, allora devo ripensare a cosa vuol dire spostarmi lungo la curva e chiedere: oh, se sto spostandomi così, se io mi sto spostando così e ho una circuitazione positiva, vuol dire che il campo elettrico è più o meno nella stessa direzione dello spostamento. Questo vuol dire avere una circuitazione positiva, no? Solo se questo è il campo elettrico avrei una cosa positiva, se questo è negativo allora le frecce del campo elettrico sono così, in direzione opposta. E una volta che uno ha capito la direzione del campo elettrico, ecco che può dire come girerà la corrente, perché la corrente girerà nella direzione del campo elettrico. La corrente convenzionale si intende, gli elettroni vanno in direzione opposta. La non pensate gli elettroni, a meno che io non vi chieda di farlo. Allora, questa è la discussione rigorosa, ma c'è una discussione un po' più semplice e mi raccomando, dovete padroneggiarle tutte e due. Quella semplice perché è quella che vi permette di arrivare a un risultato rapidamente. Ma io potrei dire: ma qual è la base teorica o più esauriente di questa spiegazione semplice che lei mi dà? E allora sarete costretti a tornare al video, come si dice. Allora, questa è una possibile spiegazione. Guardate la spira che so da questa direzione qua. Ok? Guardiamo la spira da questa direzione. Il magnete si sta avvicinando. Il polo nord in questo esempio è così, quindi sapete che le linee di campo stanno facendo così, d'accordo? Le linee di campo stanno facendo così. Quindi voi guardate da qua, fate una rappresentazione molto semplice della spira. Eccola qua la spira. Visto che state guardando di qua, le linee di campo stanno entrando nella lavagna. Qual è la convenzione di disegnare delle X? Disegno alcune X che rappresenta il campo che entra. Poi cosa succede? Il magnete si avvicina, quindi il campo diventa più forte. Cosa vuol dire? Che le X aumentano. Quindi se in un certo istante avete, se questa è la fotografia, se volete, questa è la spira in un certo istante, e in un istante successivo, la spira, quindi questi sono dei fotogrammi, eh? A me piace tanto fare questa storia qua dei fotogrammi, non potete immaginare quanto mi diverta. Ovviamente sto facendo il saccato. Questo è un istante successivo, il campo è più intenso, quindi avete più X, disegnate più X, le X sono aumentate, è una rappresentazione artistica, però vi fa arrivare la risposta giusta se mi ascoltate. Le X aumentano, la legge di Faraday-Lenz dice che il circuito reagirà. Ci sarà una corrente indotta che circolerà in modo tale da cercare di opporsi all'aumento degli X. Gli X stanno aumentando, il circuito dice: basta X,
cerco di fare qualcosa per oppormi all'aumento di x. Quindi nel circuito girerà una corrente che deve avere il verso giusto per cercare di ostacolare l'aumento di x. Quindi cosa sono x? Il circuito, pensateci, cercherà, se volete, di creare dei punti, perché i punti sono campi uscenti, è un punto, è l'opposto di una x. Quindi se avete x che stanno crescendo, il circuito cerca di fare dei punti per compensare l'x in aumento. E come fa un circuito a creare un punto? Come fa quel circuito là a creare un campo uscente dalla lavagna? Che verso deve avere la corrente per creare dei punti? Così. Questa è la direzione della corrente condotta. Perché così crea dei punti, e i punti sono un tentativo di compensare l'aumento di x. Se voi usate sistematicamente questo modo, avrete la risposta giusta. Un altro esempio, dato per fissare le idee, immaginate che questo sia il tempo. Anzi, non voglio neanche fare i fotogrammi, perché come vi ho fatto capire non mi diverte affatto. Disegno tanto e faccio questa è la spira. Questa è la spira. Immaginate, che so, questa qua. Col magnete che si allontana. Col magnete che si allontana. Quindi in un certo senso avete tanti x all'inizio e poi cominciano a sparire, cominciano a diminuire. Cosa fa il circuito? No, no, no! X, non andate via, rimanete, contribuisco io a mettere delle x. Quindi se le x diminuiscono, il circuito cerca di opporsi al cambiamento, cerca di opporsi al cambiamento. È come se la legge di Faraday, come se dicesse che la spira è conservatore. Vuole, non vuole cambiamenti, cerca di compensare i cambiamenti. In questo caso gli x aumentavano, lui dice non mi piace l'aumento di x. In questo caso le x diminuisce, non mi piace la diminuzione di x. Quindi lui non ce l'ha con le x, ce l'ha con i cambiamenti. È interessante questo, eh? Lui ce l'ha con i cambiamenti, quindi se le x stanno diminuendo, stanno cominciando a sparire, lui cerca di creare x. E come fa la spira a creare gli x che spariscono? Con la corrente che gira così! Perché così la corrente indotta crea nuovi x a rimpiazzare quelli che stanno diminuendo. E potete capire dunque cosa succede in questi due esempi. In questo esempio qua avevate questo che si avvicinava, avevate un aumento di x e lui cerca di creare delle frecce di là e quindi la corrente qua entra e qua esce. Qua cosa succede? Se avete le linee che stanno, se il magnete sta spostando, avete le x che diminuiscono, lui avrà una corrente che esce qua e entra qua. Ma allora cosa succede a questa piccola elettrocalamita temporanea? È una calamita dovuta a una corrente che gira, ma è una corrente indotta, quindi per un attimo c'è una corrente indotta, lui diventa una piccola spira, acquista un momento di polo indotto, ma con la corrente che sta girando così, che entra, questo è equivalente a una... Questo è equivalente a un magnete messo come? Col nord qua e col sud qua. Quindi quando questo si avvicina, lui è spinto. Nord contro nord, si amano, si odiano. Invece qui, con la corrente che è indotta a questo verso, questo è assimilabile a un magnete che ha il nord di qua e un sud di qua. E il nord-sud si attrae. Quindi quando io allontano questo, questo lo segue. Fatelo per tutti e quattro i casi, ma nei due modi, sia così che lo chiederò, sia così per avere una risposta rapida. Quindi ricordate, la legge di Faraday-Lenz è conservatore, non piace i cambiamenti. Ripeto, non ce l'ha con i punti, non ce l'ha con gli x, ce l'ha con i cambiamenti. Se ci sono x e qualcuno cerca di ridurre gli x, lui cercherà di creare x a sostituire. Se ci sono già tanti x, pochi x, e aumentano gli x, lui cerca di opporsi all'aumento di x. Non è a favore di x,
o di punti, non è contrario o a favore, è contrario ai cambiamenti. C'è la derivata, cambiate il segno. Interiorizzate questi due modi di raccontare la legge di Faro dei Renzi, andremo d'accordo. Io mi sono stancato e anche voi, ci vediamo martedì.